faccio una pallina e dalla pallina faccio, diciamo, una goccia di questo tipo. Fatto questo, vado a schiacciare un po', così, e devo dare la pendenza da questa parte perché il ditone sarà speculare questo, quindi mi porto, vado a schiacciare un altro po', la mia goccia sarà in questa maniera. Vedete, ho dato un po' di curva. Vediamo se sono uguali. Benissimo. Io vi consiglio ancora comunque di farvi lo stampo. Quando ne avete fatto uno che vi soddisfa, se avete intenzione di fare tante, fatelo. Ok, bene. Ora ve lo faccio vedere in fretta. Se volete un video su come faccio i piedi e le mani, ditemelo. Questi piedi qui intendo, poi ci sono tanti altri tipi. Ok, benissimo, ora lo andremo ad attaccare al nostro corpo. Vedete, questo saranno i nostri piedi della nostra folletta. In questo modo, quindi per attaccarle prendiamo la colla. Sapete che il ditone deve andare nella parte interna. In questo modo qua. Ed ecco, vedete? Ops, ora si è staccato perché logicamente non gli abbiamo dato il tempo di attaccarsi. Lasciamo asciugare un attimo. Vedete?
Ed ecco qua, metà del lavoro è già fatto. Ora mi faccio il buchetto dove andrà poi messo la testa. Ok, ora mancano le mani semplicemente. Andremo a farle, facciamo delle manine semplici, prendiamo 2,38 grammi. E 2,38 grammi, segniamo mani, e iniziamo a fare la manina in questo modo. Facciamo due bussolotti così, vedete? Schiacciamo e diamo il segno della manina, ok? In questo modo e in questo modo. Guardate, questa è una, questa è l'altra. Ok, vedete? Poi con le forbici mi vado a tagliare il ditone, uno qua e uno qua. Allargo. Taglio un pochettino, in questo modo. Fatto questo, andiamo ad attaccare le nostre mani al corpicino in questo modo. Voi potete metterci anche qualcosa che tiene in mano, quello che volete. Quindi do un po' di colla qua e un po' di colla qui. Mi raccomando, sapete che il pollicione va sempre dalla parte interna. Poi guardatevi le vostre mani. Ok,
Ecco qua, vedete? Ora prendiamo la nostra testina che abbiamo fatto, tagliamo il bastone in più con una pinza. Io vado a tagliare. Questo modo, questo tenetelo da conto perché va per un altro. Do un po' di colla qua e gli metto la mia testina. Ecco qua, guardate che bellina che viene. Ora, come detto, prendo sistemiamo. Ora diamo il rosso alle guanciotte. Sul nasino, poi nelle mani, nei piedi, un po' anche nelle orecchie. Così, guardate. Ora abbiamo rimasto da fare i capelli e il cappello. Anzi, no, dobbiamo fare anche le ciglia. Quindi io prendo un pennarello. Io uso questi pennarelli qua. Questi qui, bella stabilo, vedete questi? Punta sottile. Faccio le ciglia. In questo modo e poi sopracciglio, questo. Ed ecco qua. Ora facciamo i capelli. Per fare i capelli io li ho scelti marroni. Non sto a pesare niente, vado proprio di mia iniziativa, quindi mi faccio una strisciolina così, in questo modo, vedete? Vado a pigiare poi con un attrezzo. In questo genere gli faccio, diciamo, i solchi per, vedete? E inizio, se voglio dargli io vi consiglio di farlo anche dall'altra parte,
i solchi da tutte e due, poi inizio magari a dargli una forma di riccio in questo modo. Poi dalla colla in modo che rimane fermo, capelli rimangono. Inizio a posizionare i capelli in questa maniera, vedete? Questo. Qua che ho messo tutti i capelli, vedete? Mi raccomando, i capelli, le ciocche sono tutte irregolari, guardate. Il dietro non sono tutte uguali. Vedete? Ora non resta che metterci il cappello da fatina, da folletta, e il gioco è fatto. Adesso mettiamo il nostro cappellino e lo facciamo di questo colore qua. Io prendo circa 39, facciamo 40 grammi, 40. Iniziamo a lavorare, impastiamo, facciamo una pallina, poi un cono, così, vedete? Ora andiamo a lavorare, spingiamo giù in modo da fare un bel cappello grande, in questa maniera. Ora questo è alcol e olio, in modo che ora vado a stendere la pasta e non si attacca. Vedete?
vado a mettere il mio cappellino. Ed ecco qua la mia folletta finita. Ora lasciamo ad asciugare. Poi gli daremo un po' di protettivo in modo da proteggere i colori. Ecco qua. Che ne dite, carina? Bene, la nostra fatina è finita. Spero che questa alla mia amica sia stata di aiuto. Se vi è piaciuto il video, mettete pollice in su, iscrivetevi per rimanere aggiornati nel mio canale e fatemi richiesta se volete altri video di come faccio le cose. Ciao a tutti!